Quelli del primo piano. Rieccoci in studio, in diretta, anche per questa mattinata di questo 25 dicembre 2018. Ancora i migliori auguri da ETV Mar, che sono Cristiano, in compagnia dal mio amico Jacopo, che oggi mi fa da spalla. Buongiorno ancora anche a buongiorno te. Buongiorno a tutti. E anche a te e famiglia ancora un buon Natale. Allora, e il buon Natale, chiaramente il Natale è un'occasione per stare insieme, ma può accadere per esempio che qualcuno si trovi in ospedale proprio a Natale, e che magari i parenti della degente in qualche modo debbano ovviamente stare vicino al proprio caro, al proprio familiare, ed è questo è un meccanismo assolutamente normale. Purtroppo delle volte accade, e questo accade perché ci sono ovviamente famiglie che ancora oggi purtroppo vivono in uno stato di povertà e di indigenza, e che magari non possono per qualche motivo potersi pagare un albergo, un hotel per assistere il loro caro che si trova in ospedale. E allora mi collego con Claudio Pierini. Buongiorno. Buongiorno e buon Natale a tutti. Buon Natale anche a lei, signor Ciao Pierini. Claudio, buon Natale. Ciao Jacopo, carissimo, tanti auguri. Chi è Claudio Pierini? Lo spieghiamo subito. È il presidente di una associazione Onlus. Se sbaglio, Pierini, lei me lo dica, perché ogni tanto perdo dei pezzi, perché quando si hanno tanti fogli, tante cose da dire, poi si dimentica sempre qualcosa. È presidente della casa di accoglienza Dilva Baroni Onlus. Stiamo parlando della provincia di Ancona, siamo a cavallo tra Falconara Marittima e Ancona, e la casa di accoglienza Dilva Baroni, che cosa fa Pierini? La casa di accoglienza Dilva Baroni da circa 30 anni ormai, ho avuto il compleanno il 19 marzo del 2018, il 30° compleanno, ospitiamo i familiari dei ricoverati degli ospedali di Ancona, e oppure persone che fanno cure riabilitative negli hospital, sempre negli ospedali di Ancona. Ecco, questa cosa nasce in realtà in che anno? Noi siamo nati nel 1988, l'inaugurazione, però la nascita della progettazione, della realizzazione di questa grande opera è iniziata nell'87. Nell'87, quindi da quel momento in poi, in realtà una cosa che è nata forse da una necessità, no? Assieme alla parrocchia che voi avevate individuato, ha preso forma. Esattamente, perché noi in parrocchia venivano continuamente persone che ci chiedevano ospitalità perché dovevano stare vicino ai propri familiari. E questo è stato un primo momento. Poi alcuni di noi portavamo le comunioni dentro la struttura ospedaliera alle persone malate, e osservavamo tante cose che non potevano essere lasciate, non ci potevano lasciare indifferenti. Persone che dormivano sui davanzali delle finestre, dormivano nelle macchine, nel roulotte, pur di stare vicino e accompagnare un proprio familiare durante la malattia. Certo, diciamo che la vostra struttura è proprio a ridosso, per chi non conoscesse Ancona, ma è molto vicina all'ospedale di Torrette di Ancona, no? Così chiamato, che è un'eccellenza per, in molti aspetti, no? E quindi ovviamente c'è un grande andirivieni di persone che arrivano anche da fuori, no Claudio? Per cui avevano bisogno di una base. Diciamo che rispetto all'inizio, che c'era molta gente del sud che stavano anche tanto tempo perché l'ospedale era un protocollo diverso, oggi i protocolli sono giorni molto più veloci, più frequenti, c'è un turnover continuo del posto letto, però gente vengono da tutta Italia, da Europa, dai paesi dell'est e così via, perché Ancona è diventato un punto di riferimento importante per tante problematiche, soprattutto trapianti, oncologia e cardiologia pediatrica.
Signor Pierini, una cosa molto importante: la vostra struttura ha del personale anche che fa volontariato, no? E di questi tempi, insomma, il volontariato, io l'ho sempre detto, è una cosa che riempie assolutamente il cuore, dà grande soddisfazione a chi lo porta avanti. La vostra struttura si avvale totalmente di volontariato, di volontari? Sì, esattamente, noi siamo circa 100 volontari, che alcune donne, sono circa 35, si occupano delle pulizie. Poi ci sono 35 uomini che si occupano delle notti, dormono lì nella struttura. Poi c'è circa 20 persone che fanno la prima accoglienza, accolgono le persone, gli danno il posto letto, gli spiegano come funziona la casa, li accompagnano in ospedale. È un sostegno, diciamo, completo che noi diamo alla famiglia che vive questo momento della vita. Certo, come possiamo aiutarvi a livello economico? Perché immagino che mantenere una struttura del genere comunque avrà dei costi vivi non indifferenti. Ecco, noi dobbiamo ringraziare soprattutto gli ospiti, perché ci danno delle offerte che ci permettono poi di andare avanti. Un'altra entrata importante è il 5 per 1000, che ci consente di pagare quei costi fissi come le bollette della luce, l'acqua, gas e telefono, che sono ingenti, insomma. E poi ci sono anche persone che di buona volontà conoscono questa esperienza, quest'opera, e vogliono sostenere con delle libere donazioni. Certo, donazioni che sono indispensabili per assicurare il futuro e il mantenimento della vostra struttura. La struttura è molto vicina all'ospedale regionale di Torrette, perché per chi non fosse pratico delle Marche, comunque di Ancona, questa zona, che è proprio quella del Colle Ameno, è proprio a ridosso dell'ospedale regionale di Torrette. Quindi come ci si sposta? Avete dei pulmini, dei bus navetta, insomma qualcosa che... Noi abbiamo un nostro pulmino, una navetta che a orari, ogni ora più o meno, parte dalla struttura, che è Colle Ameno, su un colle molto bello, molto arieggiato, anche molto tranquillo e silenzioso. Ogni ora dalle 8 fino alle 20 accompagniamo chi ce lo chiede, o andiamo a prendere in ospedale le persone che sono i nostri ospiti. Allora, io, signor Pierini, le rinnovo anzitutto i nostri auguri di Natale, complimenti per questa cosa che portate avanti, che ovviamente serve ai fratelli, tra virgolette, un po' più in difficoltà a seguire i loro parenti in degenza, in un modo discreto e dignitoso. Senta, le volevo chiedere una cosa: questa cosa ovviamente è aperta a tutti, anche magari agli extracomunitari, o comunque a chi avesse ovviamente una persona all'ospedale in cura in un determinato periodo. In realtà voi date un'assistenza particolarmente ampia, nel senso siete molto elastici nei servizi, avete più di 20 posti letto, no? Credo. Noi abbiamo 33 posti letto, e dal 1988 che abbiamo inaugurato fino ad oggi abbiamo ospitato circa 25.000 persone, e per noi non è importante l'origine, il luogo da dove vengono, per noi è importante che la persona abbia un rapporto con l'ospedale. Dopodiché, comunitari o non comunitari, con dimora o senza dimora, sono i nostri ospiti, perché li accompagniamo in questa assistenza sanitaria. Benissimo, allora ricordo il vostro sito per gli amici che navigano in internet, perché lì c'è veramente scritto di tutto e anche di più, perché noi chiaramente in pochi minuti riusciamo a raccontare solo sommariamente quello che voi fate. Il sito è www.casaaccoglienzadilvabaroni.org, e insomma, per qualsiasi cosa il presidente Claudio Pierini, anche Facebook, c'è tutto. Certo, è a vostra disposizione, e magari... che avessero qualche soldino magari da io dico investire, no? Perché sono soldi, secondo me, che poi in qualche modo ritornano da un'altra parte. Per la dichiarazione di redditi c'è sempre il 5 per 1000, donate quello che vi sentite di donare e che il vostro cuore vi permette di donare, proprio a livello di 5 per 1000. Noi non chiediamo nulla alle persone che vengono ospiti, non chiediamo nulla alle persone, chiediamo solo due cose: il 5 per 1000, che non costa nulla, e chi vuole
che vuol fare un po' di volontariato, dedicare qualche ora, accompagnare col bambino, fare le pulizie o qualsiasi altra cosa, come disponibilità alla casa, perché la nostra casa è completamente gratuita e quindi il servizio è importante, il volontariato, questo servizio gratuito. Grazie Claudio, allora a te l'augurio di un buon Natale, a tutti gli ospiti della casa di accoglienza di Ilva Baroni, ma soprattutto anche al personale che svolge il volontariato e con tanta pazienza e tanto amore permetta a questa struttura di andare avanti. Un buon Natale a voi. Auguri Claudio. Grazie, buon Natale a tutti. Quelli del primo piano.